Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Abbiamo finito una buonissima regular season, ragazzi, anzi, a dir poco, devastante. Siamo primi, vinciamo la nostra conference, squadra che è migliorata tantissimo. Andiamo a vedere cosa è successo l'anno scorso, che non abbiamo visto. Allora, vabbè, LeBron James ha vinto l'ennesimo MVP. Le matricole avevo visto, tutte, guarda, cioè, il difensore dell'anno LeBron James vince dal 2008-2009 ininterrottamente. Qualcosa di devastante. Albo d'oro Milwaukee vince su Golden State, rivincita del 4-3 di Golden State. Capi classifica Bradley, Hassan Whiteside, scusate, assist Chucky Sim, palle rubate Chris Paul, stoppate Rudy Gobert, minuti Stephen Curry. Ok, raga. Vediamo un po'. Curry Irving, MVP, LeBron James, finalmente crolla. Lonzo Ball, Ben Crawford, LeBron James, ennesimo difensore dell'anno, Chris Webber Jr., Louis Dunley, Maurice Delay. E si va al tabellone dei playoff. E siamo contro San Antonio. Veneziano vuole regalarci un'altra grande stagione, chissà. Intanto cerchiamo di passare il first turno. Sarebbe bella una finale con LeBron, sarebbe bella. San Antonio sembra non al top. Vediamo se riusciamo a 40 anni a passare al secondo turno. La squadra è migliorata tanto, Zach LaVine, Cousin, tanta roba, siamo riusciti a rinnovarli tutti. Vediamo se riusciamo a chiudere sul 4-0, non credo. Ah, siamo contro Shaquille O'Neal Jr., attenzione. Attenzione, ti prego, non il crollo adesso. Yes, secondo turno contro Minnesota. Breve. Piccolo problema per Veneziano. Zevecio qua. Ercume Zevecio. Intanto vediamo se il fisico riuscirà a tenere per fare una stagione col figlio, sarebbe qualcosa di incredibile. Tanto vince Minnesota. La vedo duretta, eh. Uno a uno, non molla. Phoenix non molla. Che bello tornare a Phoenix dopo tanti anni, ma stavolta da giocatore. Niente. Dai, Kume, regalaci un altro sogno. Mamma mia, grandissima. La Vin scatenato 2-2. Chi vinceva contro Oklahoma? Siamo in palla, ragazzi. Siamo in palla. Incredibile, Phoenix, ti prego. Voglio la finale di conference. Ragazzi, siamo in finale di conference contro Oklahoma. Dall'altra parte non ci credo, LeBron. O l'innominabile. No, fio. Mamma mia, ragazzi. La finale con LeBron, calma. Non è impossibile. Solo che Oklahoma ci sta spaccando il culo. Perfetto. Gara 1, massacrati. Gara 2, però, siamo partiti veramente a bomba.
Crediamoci. Calma, calma, calma. 2-2 dall'altra parte, Milwaukee non è una dinastia mostruosa comunque. Super Milwaukee. Perdiamo male, 2-2. Cleveland va sul 3-2, pazzesco. Però noi ho paura che non ce la facciamo, eh. Troppo bello per essere vero. Devastati, non potevo neanche entrare. Finisce qua. E Cleveland, LeBron non ce la fa ancora. Milwaukee, terza finale consecutiva contro i Thunder questa volta. E Oklahoma vince, ragazzi, con Kawhi Leonard MVP. Vediamo una cosa. Thunder il primo successo. Ho tre finali di Milwaukee e una sola vittoria. Però, intanto. Grandi Milwaukee, noi portiamo in finale come LeBron, pazzesco, vabbè, pazzesco. Ragazzi, Veneziano si ritira, quindi non ci sarà questa cosa di vedere figlio e padre insieme, ma probabilmente, ragazzi, è forse giusto così, per non rubare la scena al nuovo che avanza. Signori. Salutiamo una delle carriere più incredibili della storia della National Basketball Association. Veneziano chiude 5 titoli MVP. 99, 2000, 2001, 2002, 4 di fila e uno nel 2010. 8 titoli NBA. 99, 2000, 2003, 2004, 2007, 2010, 2013, 2014. 20 volte All Star, 6 volte primo quintetto, 7 volte secondo quintetto, 2 volte terzo quintetto, 22 anni nei pro, prima scelta assoluta del 96, si ritira a 41 anni, uno dei più grandi, se non il più grande della storia, record di punti in una singola partita, 112, record di assist in una sola partita, 44. Record di triple in una sola partita, mi sembra 14. Dopo andremo a vedere altre statistiche, ma si ritira un monumento nazionale, mondiale, della storia, dello sport. Poi si ritira Crawford, Carlos Boozer, Mo Williams, Chris Kaman e tanti altri. Purtroppo non posso più farlo. Ammessi all'Hall of Fame. Solo veneziano nel 2018 a confermare che è veramente il più grande. Ritiri maglie, due squadre ritirano la maglia. Memphis, che ha portato veramente a qualcosa di incredibile con i Vancouver all'inizio della carriera, e Chicago. Boston no, e chiaramente Phoenix no. Finisce l'era, ragazzi, finisce un'era. E adesso arriveremo alla stagione fino alla 23-24 con il draft di quest'anno e poi chiudiamo la serie, salvo che non volete vedere le gesta di Giorgione Ardit. I Pelicans sono la prima scelta assoluta. Ragazzi, fa sensazione, Veneziana non è più nella National Basketball Association. Andiamo a vedere i record NBA. Veneziano detiene il record punti, tiri dal campo realizzati, tiri da tre realizzati, tiri liberi no, rimbalzi no, assist sì, stoppate no, palle rubate sì, minuti, palle perse. E ok, poi.
Punti totali ai playoff. Veneziano Sottili da 3 realizzati. Assist, anche questo ha da quanti record. Palle rubate. Scarso Veneziano. Stagione. Punti totali nella stagione? No. Tiri dal campo? No. Tiri da 3? No. Ecco la stagione? No. Non abbiamo Ugaz, neanche gli assist. È un giocatore completo, ma non da picchi stagionali. No, non ci siamo neanche percentuali da 3. Che cazzo. Non ci siamo. Partite da 50, no? Ah, triple doppie, quinto posto con 25. In carriera, ragazzi. Michael Jordan rimane il re. Però Veneziano quinto posto, ragazzi, con 32.880 punti. Tiri dal campo realizzati, Veneziano è 14esimo. Tiri da 3. Ma tiri da 3 era un po' di tiratore, però. Chiudo 19esimo. Tiri liberi, 10esimo. Rimbalzi, non ci sono. Ragazzi, sono leader degli assist, però. Non ci credo. L'uomo con più assist nella storia batte John Stockton, 15.629 assist. Stoppate ottavo, incredibile. Palle rubate secondo per pochissimo, incredibile. Terzo, minuti. Palle perse primo, vabbè, ci sta. Punti per partita, no? No, e questo non ci sono. Nella stagione faticavo, era il mio punto debole. Però ho qualche record, ma proprio qualche. Partite giocate, terzo, per pochissimo. Falli, secondo. Partite da 40 minuti, no. Da 50, no. Triple doppie, chiudo secondo, a 154. Un cume leggendario. Ma adesso si volta pagina, ragazzi. E arriva il figlio di Veneziano. Un squadrone con Wall, Lavin, Wiggins, Porzingis e Veneziano. No, il figlio di Veneziano, Giorgione Ardit. Però Doncic, io lo voglio titolare. Vabbè, adesso sistemo questo e facciamo la prima partita. Ok, raga, contro i Clippers siamo. Vai. Fa un po' sensazione. Alla voce PM non c'è il talentissimo. Prima stagione senza il cume dal 96, le tifose sono in lacrime. Quest'anno Phoenix ha una squadra da titolo, però di lontananza abbiamo visto un ragazzotto con tatuaggi, sì è vero, con barbone, sì è vero, ma che assomiglia molto alla perfezione, fatta a basket. Il cubo veneziano. Vai. Questo però è un centro, ragazzi, Quindi tutta un'altra cosa. Però assomiglia molto, ragazzi. In bestia, ma assomiglia molto. Eccolo qua. E vediamolo subito all'opera. E sì, perché ha subito una stompata, sarà anche lui è partito da Phoenix, gran consigliato. Dal Kuma. Squadrone Phoenix. Comincia male, il cubo vuole subito fare il primo punto, lo voglio fare. Grandissimi. Fallo.
Guardalo un altro ardito, signori. Guardalo, un pazzo, però questo non è certo il cume di classe. È un po' più grezzotto. Vediamo nel replay. Lo voglio così, ancora senza pose, diciamo, incredibili. Eccolo, questo è il figlio di Venezia. Ok, vediamo se riusciamo. Ok, allora togliamo tutto. Eccoci qua. Il padre diventa figlio. Il figlio diventa padre. Scusate, dopo questa, vai. Primo punto nella National Basketball Association. Per il figlio del prescelto di Veneziano. LeBron ha detto che sarebbe piaciuto fare la finale, ma attenzione, mamma mia, c'è un centro che fa queste cose, ragazzi, è incredibile. Hanno paragonato a Jokic, veneziano ha detto, e veneziano ha detto, ho detto voglio superare, però però sono play, ricordami che non sono play. Beh. Il figlio del prescelto. Wall. Pick and cube. Ecco. Sono un po' emozionato, ragazzi. È incredibile vedere Giorgione con il nome del nonno. È un centro bravo anche da tre, eh? Sì, non si è visto in queste circostanze, non può capire anche le giocate che sono diverse da... Bravi. È un centro atipico, comunque molto veloce. Attenzione qua, sembra... però si vede che non è un play, anche se fa un grande assist. Però è troppo potente, troppo grosso per essere un play. Però ha detto che vuole superare il padre. Vedremo. Mamma mia, ragazzi, che bestia. This is a fantastic opportunity to show what we've got and what we're about. But we have to protect the rim at all costs. Molto bene. Con uno squadrone Phoenix, eh? Era tre, però non è il padre, eh? Lo vedo anche nella barra. Lo diventerà magari. Now the feed to Randolph. Another shot. Buona. No, veneziano, sì, veneziano. Mamma mia. Il figlio del prescelto sbaglia. Perché è ancora il figlio di... Bravo Wall. Veneziano comunque, guardatelo, inquadrato, è in tribuna, emozionato nel vedere il figlio fare il debutto. Male. Vuole un po' strafare, eh. Vuole un po' strafare Giorgione. Really feel like you can always trust him when he's at the line.
In the corner, it's Levine. Hang the wall. Pass to Levine. Levine. Andrew drops side. Right side, Levine. Five on the clock. Altro errore, faccio fatica, forse ho abituato molto a giocare da centro, però male. Cioè, eredità pesante quella di Giorgione. No, però questo è un assist da Kuma, C'è uno squadrone comunque, ragazzi, sento che Gio Veneziano era un po' una zavorra, poverino, era diventato lentissimo. Vuole il tiro da tre. Deve ancora lavorare tanto, però ce l'ha nelle corde. Okay. Comunque un centro, ragazzi, ricordiamolo. Fallo su Doncic. Yes. Ok, andiamo. E vediamo. Sono curioso di vedere come finisce la prima. Ora Veneziano chiude, cioè Veneziano, Giorgione chiude con 15 punti, 12 rimbalzi, 6 assist, una palla recuperata. Partita buona, ma non devastante. Raga, un saluto al comandone Veneziano. È iniziata l'era di Giorgione. Veneziano. Ciao!